Quanto è importante per la Curia la partecipazione agli eventi con la banca di credito cooperativo e l'apporto del credito cooperativo? Ma diciamo che al di là della Curia io sarei propenso a sottolineare una dimensione che è tipica poi di questa banca, cioè l'apertura al sociale e soprattutto il radicamento sul territorio. Da quello che ho potuto capire, sono quelle banche che tendono a incarnare la realtà territoriale per farsene carico e certamente per aiutare. Cioè c'è un'economia solidale che va poi concretamente realizzata in un contesto sociale e culturale che è tipica di un determinato territorio. Allora questa finalità, questa che è un po' l'essenza anche della banca, ci trova completamente d'accordo, perché abbiamo sempre detto un'economia per l'economia, un'economia che tendesse solo all'utile puro e semplice e non si aprisse un po' alla realtà sociale, sarebbe un'economia che prima o dopo poi non si sosterrebbe, come costruire sulla sabbia, mentre invece questa apertura sociale certamente caratterizza e diventa anche motivo di interesse per gli stessi cittadini. Io ho visto che questo poi è dimostrato dal fatto che questa banca in diverse occasioni, come per esempio nella casa di Tonia, nell'ospedale Santo Bono, hanno aiutato a realizzare delle opere che noi avevamo in mente di fare, e quindi questo, come dire, c'è un feeling certamente che ci accomuna nelle finalità che ognuno cerca di portare avanti poi. Quanto è importante l'esperienza del credito cooperativo a Napoli, ma soprattutto per chi fa impresa a Napoli? È una banca molto dinamica e intelligente, è una bella esperienza che consiglio a tutti, in quanto è una banca che segue il territorio, segue gli imprenditori, sta vicino alla gente, alle piccole e medie e grandi imprese. Ma l'esperienza del credito cooperativo è un'esperienza per me molto importante, non soltanto perché ha dato una nuova apertura sul territorio a tutta una serie di realtà professionali, compresa quella dei medici che io rappresento, che è sicuramente un dato di fatto importante e reale. E poi anche perché una banca, occupandomi io anche di solidarietà, facendo parte del Rotary e facendo parte di una serie di associazioni che lavorano sul territorio per dare un aiuto ai più deboli, la banca è sempre stata, questo credito cooperativo è sempre stata presente in modo importante in tutte le manifestazioni, non soltanto supportando delle nostre iniziative, ma anche proponendo delle iniziative a cui noi abbiamo aderito con entusiasmo. Quindi credo che il bilancio sia assolutamente positivo e anzi speriamo che continui e che migliori. È la banca che dovrebbe e che sta vicino ai territori, agli attori dell'economia del territorio. Con la BCC non dobbiamo parlare o pensare agli enormi investimenti, anche se la struttura complessivamente delle banche di credito cooperativo con il CREA è nelle condizioni di svolgere delle attività importanti. Io sono reduce da una grande manifestazione per l'inizio di un percorso a Mosca. Ebbene, io ho trovato a Mosca i funzionari, i rappresentanti del sistema del credito cooperativo che avevano appena aperto la loro sede, e potersi girare e avere a fianco un volto amico, perché la BCC è fatta da volti amici, da gente che si conosce, diventa una cosa importante anche per le aziende che sono di dimensioni più grandi e che hanno la possibilità di raggiungere i mercati esteri. È importante, è un segnale importante per il territorio. Probabilmente non si fa credito a chi non ha merito creditizio, però non dimenticare l'elemento uomo nell'ambito del rapporto cliente-banca diventa una cosa importante.
importantissima, non solo per la fase diciamo più tecnica, ma anche per questo discorso nei confronti della famiglia e dell'impresa. E io come presidente dei notai devo dire che siamo vicini. La BCC è stata la banca tesoriera nel nostro congresso nazionale e in queste fasi di, come dire, di vicinanza all'impresa, alla famiglia, tutto ciò che può essere l'acquisto di una prima casa, l'inizio di una nuova attività, credo che la mia professione, come altre professioni tecniche, possano dare un contributo in quest'ottica di cooperazione e di solidarietà. Sicuramente la banca di credito cooperativo è una presenza costante vicino all'associazionismo e vicino, voglio dire, alle fondazioni. Nel nostro caso, voglio dire, ha voluto avviare un conto corrente solidale, questo è un rapporto che è iniziato da pochi mesi ma è già prolifico e allo scopo di apportare, diciamo, il suo contributo su attività, diciamo, a sostegno dell'assistenza dell'ospedale pediatrico Santo Bono Pausilipon. Sì, devo dire che la vicinanza della banca è stata fondamentale per noi della Fondazione Pellegrini e Convalescenti di Napoli, perché ha sostenuto una serie di iniziative sulla solidarietà, come le borse di studio per corsi di formazione professionale per giovani che versano in difficoltà economiche, in particolare disagio sociale, altre iniziative come quelle che riguardano incontri culturali sui problemi della città. E devo dire che grazie all'aiuto e alla spinta del presidente Amedeo Manzo della BCC stiamo realizzando tutta una serie di progetti e di iniziative che danno un senso alle attività della Fondazione. È un'esperienza importantissima perché la BCC si colloca in maniera diversa rispetto, diciamo, alle altre banche, perché ha una capacità, diciamo, di interfacciarsi con l'imprenditore in maniera più umana, più, diciamo, come era una volta, tradizionale, per cui l'imprenditore non si sente un numero ma una persona, per cui si valuta nell'insieme, non soltanto secondo i rating, diciamo, e le caratteristiche dell'azienda, ma anche per le capacità, per la solidarietà, per quello che esprime. Tant'è vero che la BCC, e questo l'ho scoperto da poco, ha una modalità di classificare le imprese anche rispetto a quello che fanno nell'ambito della solidarietà, per cui si acquistano anche dei punti se l'imprenditore, diciamo, è inserito anche nel sociale, come lo è la BCC da tanti anni, e sappiamo tutte le attività che promuove a livello, diciamo, di solidarietà e beneficenza. Ma è un rapporto importantissimo, le racconto solo un episodio. L'anno scorso abbiamo fatto un seminario con la BCC, io insegno ingegneria gestionale, e un seminario che doveva durare un paio d'ore, e dico che siamo stati a parlare per oltre 4 ore. I ragazzi hanno tempestato il dottore Manzi di domande, quindi hanno manifestato un interesse notevole verso la BCC. Oltre a questo abbiamo fatto anche una tesi, una ragazza sempre in ingegneria ha fatto una tesi sulla mappatura e sulla valorizzazione dei processi di un'azienda quale quella di una banca, e come si è laureata ha trovato immediatamente lavoro presso altre realtà. Quindi penso che tutte le banche si dovrebbero aprire con l'università, e quindi mi fa piacere che la prima banca che si è aperta con l'università è stata proprio la BCC. Ma è importante perché una forma di credito di un sistema bancario che è radicato nel territorio, che è espressione del territorio, che non fa il solito mestiere delle banche, pur facendo banca, perché, come dire, in esso è trasversale anche un forte sentimento sociale, un'attenzione alla mutualità, una perfetta simbiosi, direi, sulle problematiche del credito fra istituto bancario e anche ente camerale. Non a caso notevoli e numerose sono le iniziative che portiamo avanti con questo istituto di cui oggi celebriamo l'assemblea annuale, proprio perché per noi è centrale il problema del credito, per la ripresa delle nostre economie è fondamentale, il sistema camerale, quello napoletano, è fortemente teso su questo obiettivo e spesso e volentieri lo facciamo anche con la banca di credito cooperativo presieduta dall'amico Manzo.
Dottoressa Raffaella Papa, quanto è importante l'esperienza del credito cooperativo per la sua attività? Determinante, direi, perché esprime un ruolo fondamentale nella crescita e nello sviluppo del territorio e soprattutto delle azioni che vogliono mettere in contatto costante il pubblico con il privato e il profit con il no profit. Nello specifico la BCC di Napoli ha sviluppato una serie di azioni di grande rilevanza, evidenziando una sensibilità che non da oggi, ma diciamo sin dalla sua costituzione, è sempre attenta al sostenere progetti che abbiano una loro rilevanza sociale e ambientale sul territorio. E vista la loro particolare attenzione come spazio di responsabilità, stiamo portando avanti un protocollo d'intesa volto a incoraggiare le imprese virtuose a acquisire ulteriori strumenti a sostegno del loro processo di accreditamento con il sistema bancario attraverso il bilancio di sostenibilità. Quindi come attraverso il sistema bancario le imprese possano avere un ulteriore sostegno grazie alla testimonianza della loro virtù.